My Furry Academia, seconda stagione, via! Falve! Bor, giustamente, mi ero dimenticato che questa serie è un insieme di categorie ambulante. Ciao. Fau. Chi sei? Solo la guardia della scuola è una tua Folker. Che? Folker. Che? Folker. Che? Folker! Scusa, devo prendere il bucato. Che? La mistress serpentona assolda il nostro lupacchiotto emo preferito per trovare l'assassino. Quest cena con delitto sbloccata. Perché non lo fa lei stessa, mi chiedete? Perché ci voleva troppo tempo per renderizzarla tutta, infatti non la vedremo mai più. Lui! Lui chi? Lui! Sei tornato, sono 2 mesi che non torni a scuola. Grazie del recap, sono venuto a dirvi che lascio la scuola, io vado a fare i soldi veri, ciao poveri! Serve un nuovo lui? Ok, che cosa succede? Vi ricordate quando Aquilone era andato a salvare la coniglietta tutta nana e ha finito per sparare al capo della mafia? Perfetto, ora è lui il capo della mafia. Non vedo il problema. Mangia! No, mangia! Ok, che grande sviluppo narrativo. Ma sono sicuro che in realtà abbia qualche piano segreto e che farà qualcosa per combattere il sistema corrotto dall'interno. D'altronde, che senso avrebbe? Altrimenti non può essere che si limiti a fare il boss per tutta la stagione, vero? Non ho tempo, mi hanno pagata solo per un cameo, quindi zitti tutti. Vai pure. Preferisco che non ci vedano insieme, però io apprezzo la nostra amicizia. Ma non hai capito che ti amo? Baciami! Però mi manca lui, aiuto, non ti capisco, Legoshi! E anche stasera, Pippe. Legoshi continua la sua sottotrama da investigatore privato e parla con quello, senti quest'altro, arriva a una conclusione sconvolgente. L'assassino è un membro del club di teatro. Maledetto teatro, quante altre giovani vite vuoi rovinare? Chi ha spento la luce? Legoshi viene legato, bendato e pestato proprio dal killer. Oddio, e ora? Se lo limona duro, ma... No, non pensate male, lo fa soltanto per assaporare la sua saliva. No, aspetta, perché è raffreddato, quindi non può odorarlo. Non ne usciamo da qui. Imbarazzato per il suo primo bacio, ricordiamo che sono solo liceali, che carino il killer tsundere, scappa lasciando Legoshi con una certezza. È stato il bacio più bello della sua vita. No! Ha bisogno di diventare più forte. Per favore, mi alleni. Ma nella tua scuola li fate i compiti o avete davvero tutto questo tempo libero? Ha inizio l'addestramento! Fine addestramento! Ora sei pronto per la pratica. Grazie, maestro. Posso farle una domanda? Certo. Perché ha dovuto rasarmi la pelliccia? Combatti, Legoshi! Bravo figliolo. La dieta vegana mostra i suoi frutti e in men che non si dica sconfigge un tossico tutto pelle e ossa. Perfetto. Rimane solo una cosa da fare. Trovare l'assassino. Sei te, vero? Che scena. Ma come? Ogni volta che mostrano la silhouette del killer pare un personaggio medio delle prime stagioni di JoJo. L'unico così grosso in classe sei tu. L'orso della Casa Blu Junior viene messo alle strette e mentre si prepara all'attacco si mette in mezzo un personaggio di cui non ho voglia di parlare e usando il potere della logica riesce a convincerlo a non sbranarli vivi di giorno in mezzo al corridoio. Perché ci voleva un terzo per dire che era una stronzata. Perfetto! Assassino trovato, stagione finita. Assassino trovato, stagione finita. L'assassino è stato trovato. Perché la stagione non è finita? Potresti semplicemente denunciarlo alla polizia, certo. Ma non sarebbe una cosa da te, ragazzo. Oh, se a voi non frega un cazzo, figuratevi a me. Flashback time. La morte dell'alpaca. L'orso e la alpaca erano tanto amici. Tam, infatti, era l'unico a sapere delle pillole che l'orsacchiotto è obbligato a prendere per non diventare un'armadia due ante e sbranare tutto quello che gli capita a tiro. E io ancora non mi capacito di come cazzo faccia questo mondo a esistere. Nulla di tutto questo è fattibile. Chi sta al governo? Come si è sviluppata la loro società? Datemi un libro di storia. Di chi è stata l'idea? Che bello parlare dei propri sentimenti. Ti voglio tanto bene. Ci stiamo innamorando? C'è dell'omosessualità nell'aria, ma per ora restiamo sul forse. Ho smesso di prendere la pillola per te. Gentilissimo, ma non sono ancora pronta a diventare padre. Ed è qui che avviene la tragedia. L'orso tira il braccio del alpaca finendo per strapparglielo. Questo scappa, finisce spalle al muro, viene raggiunto e parte la sigla della prima stagione di Beastars. I collegamenti. Ciliegina sulla torta, l'orso è uscito fuori di testa ed è convinto che l'alpaca si sia lasciato mangiare perché erano amici. Ok, questo è figo. Siamo giunti al climax della stagione. Cosa? Cosa? Regà, è una sintesi, non posso. Ma è pure roba non necessaria. Volete veramente che mi metta a fare la lista della spesa? Ok.
L'avete voluto voi. Lui continua il suo lavoro da boss e incontra il Goshi. Che cazzo fai? Che cazzo fai tu? Addio. I rappresentanti scolastici si riuniscono per capire chi scegliere come Beastar e alla fine scelgono di nominare lo studente che troverà l'assassino. Vi direi che non è un comportamento da adulti sani, ma d'altronde siamo in un mondo dove gli arti staccati sono la norma. La lupa, ve la ricordate? Io no. Parla un po' con tutti. Quasi si innamora del cervo. Sei un baka! E chiusa lì. Esiste Facebook. Ballerine tettone, un cane piange, Chip, tigre capra. Le Goshi e Bear giugno si menano forte e poi decidono di combattere a Capodanno. Cazzo, è settembre, devo organizzarmi. Segregazione razziale, cosa? Le Goshi si traveste da donna, lui molla la mafia per assistere all'amico. Ah, aspetta. Torna indietro. Le Goshi si traveste da donna? Vabbè, è l'unica cosa normale che ho visto in tutta la stagione, sinceramente. Scontro finale! E addio allo slice of life psicologico, fanculo a me che ci credevo pure. Da una parte, un carnivoro convinto che l'unica amicizia possibile tra un carnivoro e un erbivoro consista nello sbranarsi. Dall'altra, un carnivoro convinto che la coesistenza possa esistere a patto che tutti diventino vegetariani. E poi ci sono io, che ripenso alla scena della falena mistica che fa ricrescere il pelo. Fight! La battaglia si rivela subito più ardua del previsto. D'altronde è un cazzo di orso bruno contro un cane un po' edgy, che pretendevate? Non è mica come lottare contro dei leoni, dai su! Le Goshi è già alle strette, ma quando tutto sembra giunto a una conclusione, il lupo sfodera il suo asso nella manica. Parlami un po' di te. La psicoterapia. Sì, insomma, uno pensa sempre che la vita da figlio d'arte sia facile e spianata, ma la gente non sa cosa significa essere paragonati costantemente a tuo padre. Certo, crescere sotto l'ombra dell'orso della casa blu deve essere stato difficile. Sì, cazzo, ogni volta, ma anche tu canti, facci la canzone dell'arrivederci, lo conosci il topolino? Porca puttana, sì, lo conosco quel bastardo. Da piccolo continuava a farmi delle proposte oscene. Oddio bestia, mi dispiace. No, tranquillo, l'ho superata. Ha avuto la fine che si meritava quel tossicomane pedofilo. La seduta sembra aver avuto successo, ma non dura a lungo e le Goshi ricomincia a prendere botte. È sempre bello vedere i frutti di un allenamento. Ma colpo di scena, ecco lui, appena uscito dalla mala, pronto a incoraggiare e sostenere le Goshi. Ma d'altronde i veri amici si vedono nel momento del bisogno. Di carne. E no, vaffanculo, qui mi impunto io. Sto assistendo a uno scontro che in primo luogo non dovrebbe esistere, con un protagonista che dopo aver passato puntate su puntate ad allenarsi e a professare pace e amore, non riuscendo a battere l'avversario, decide di accettare la proposta idiota del suo amico di mangiargli la gamba. E lui accetta, a puttane tutto l'allenamento, tutti gli ideali, per uno scontro che non doveva esistere in primo luogo. No, vaffanculo, sono a tanto così da chiudere. La Goshi Bodybuilder. Fanculo, vince il lupo merda. Felici e contenti, ciao. Ma va a cagare. Ha avuto la fine che si meritava quel tossicomane pedofilo. Che stronzata, ma.